nazionali. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono Alberto Carigalingani, sono architetto libero professionista e sono qui in veste di curatore progettista dell'allestimento museale e risultato di Prosi 2200 che è stato inaugurato un anno fa presso i civici musei di Reggio Emilia. Io per non sparare di tempo ho preparato un filmato che dura esattamente 5 minuti. Perfetto, precisissimo. E se riusciamo a tenere il volume basso che c'è una musica, riesco a parlarci sopra. Puoi farlo ripartire per favore, tenendolo fermo un attimo sul primo fotogramma. Che cos'è Reggio Emilia di Prosi 2200? È l'esempio di come le nuove tecnologie possono aiutare nella fruizione, nella visione di un museo virtuale. In questo caso di archeologia romana, il progetto è stato ideato dal professor Forte 3 anni fa e ha visto 2 anni di rilievi nei siti archeologici di Reggio Emilia, rilievi con laser scanner, insomma, ad alta definizione, e un grandissimo lavoro di modellazione tridimensionale. Questo è il sito dell'attuale Prede, della vecchia Basilica Romana. È stato fatto tutto il lavoro di mappatura della città romana rispetto a quella contemporanea. È stato poi costruito un modello tridimensionale della città romana, riferendosi chiaramente alla topografia attuale. Adesso, eccola qui, questo è il modello della città romana così come era nel primo secolo avanti Cristo e questo è stato edificio per edificio modellato in fotorealismo per arrivare poi a cosa? Nel 2015 ad allestire la sala multimediale all'interno dei 16 musei dove il visitatore può entrare in realtà virtuale dentro la città romana e visitare i monumenti alcuni monumenti non ancora tutti ricostruiti con precisione archeologica e con metodo scientifico. Questo è il progetto della sala, questa è la sala che ha principalmente 3 apparecchiature tecnologiche. Una è l'Opus che avete già sentito prima dal dottor Pigliardi, l'altro è il FISPACE che è un monitor olografico che è installato per la prima volta in Europa e viene dall'America e l'altro è il proiettore di ologrammi, il primo che ha il grosso vantaggio di poter essere archiviare migliaia di oggetti mappati e costruiti in 3 dimensioni. Ecco, questo è il modello della città romana, c'è un proiettore per via alta definizione, chiaramente visibile con gli occhiali, che ci fa fare un giro nella città romana. Visitata la città romana dall'alto, diciamo, fermiamo e andiamo dentro la città a visitare monumento per monumento con queste apparecchiature, questo è lo FISPACE che ci permette, adesso questo fa vedere degli oggetti che non sono degli oggetti di archeologia ma sono degli oggetti tridimensionali, ci permette attraverso l'occhiale 2D di sfondare lo spazio bidimensionale, portare fuori gli oggetti dal piano orizzontale e in questo caso smontarli. Ho visto le visite delle scuole elementari e medie, i ragazzi che si divertono a smontare la basilica per poi montarla nello spazio e questo dal punto di vista didattico è molto interessante. Ecco qua ad esempio c'è un edificio che viene la Z-Space è stata una donazione di questa azienda americana che per la prima volta ha importato in Europa questa apparecchiatura. L'altra apparecchiatura è la Oculus Rift. Indossando Oculus Rift facciamo un giro nella città romana, visitiamo monumenti, la basilica, perfettamente ricostruiti con chiaramente tecniche archeologiche. E la stilosi virtuale. Quindi invito tutti a visitare i 16 musei, visto che uno degli difetti di questa installazione è che è scarsamente pubblicizzata e quindi molti non sanno che a Reggio abbiamo un'installazione funzionante di questo tipo. Ecco, questo è un giro con l'Opus Rift che si pilota attraverso un joypad e si passeggia per la città romana del primo secolo a.C.
il finanziamento di questo progetto è interamente privato, quindi ci sono degli sponsor che hanno partecipato alla spesa, adesso li avremo alla fine, l'amministrazione pubblica si è messo esclusivamente lo spazio dove poi è stata allestita la sala. Ecco, questi sono i promotori della DPS di Venice e il Comune di Reggio Emilia. Questi sono gli sponsor. No, è finito, mi sa che è filmato per esattamente 5 minuti.